Salve a tutti ragazzi e buona domenica per questo nuovo 4 chiacchiere domenicali, sportiveggianti, settimanali, non lo so, siamo ancora in fase di sviluppo, c'è la rettina qui, non la vedete ma si sente, la rettina se vuoi salutare puoi salire, vieni qua e non salta, perché è educata, educata, gli abbiamo insegnato a non saltare, poi gli dici salta e allora non abbiamo fatto niente, c'ha ragione anche lei. Comunque, ragazzi, com'è andata questa settimana? Com'è andata? Questa settimana, allora, per quanto riguarda il canale, abbiamo proseguito con le varie serie in corso d'opera. In più si è aggiunto anche, come vi avevo anticipato la scorsa settimana, New Super Mario Bros. U Deluxe per Switch. Mi raccomando, andate a recuperare gli episodi e potete trarre spunto su come non giocare a Super Mario. Però, come detto, ragazzi, non giocavo a Super Mario. Ho giocato pochissimo di Super Mario, ma si parla di millenni fa e non sono propriamente capace nel farlo. Però mi sto sfiziando, ragazzi, mi sto sfiziando tantissimo, quindi continuerò a portarlo sperando che vi possa garbare. Quindi, e voi come sempre supportate le serie con like e condivisioni, così vi arrivano pure le notifiche e quant'altro. Nell'ultimo 4 chiacchiere ci siamo dilungati tantissimo, quindi oggi cercherò di fare una cosa un po' più in sintesi, o almeno ci proverò, ma non so se ci riuscirò. Come sempre mi dilungo troppo. Va bene, sta di fatto che, come detto, la settimana è proseguita in modo abbastanza normale per voi per quanto riguarda le pubblicazioni, perché per quanto mi riguarda per più o meno metà settimana, visto che 3 giorni non ci sono stato, sono andato a Milano per un evento. Chi mi segue su Instagram sa già di cosa si tratta. A breve arriverà anche un video e sono andato a provare una nuova build, una nuova versione di versione più aggiornata naturalmente, di Dirt Rally 2.0. Quindi in settimana arriverà il video, mi raccomando ragazzi, non perdetevelo. Però intanto vi faccio vedere qualcosa, gadgettini che ho riportato. E c'è allora lo zainettino di Dirt Rally 2.0. Abbiamo poi il cappellino che fa molto over the top, io con i cappellini sono inguardabile, quindi. E poi c'è la borraccia di Dirt Rally 2.0. Ti piace la borraccia, la retta? Essendo stato via per 2 o 3 giorni, un'altra cosa che vi faccio un appunto è per quanto riguarda Resident Evil. So che in molti mi avete dato dei consigli, li ho letti, i commenti li leggevo tutti, però capite bene che spesso mi può capitare, cioè a volte capita che devo anticipare parecchi video perché non ci sono, per qualche imprevisto o perché comunque avere qualche video da parte è sempre meglio appunto per eventuali imprevisti. Quindi io avevo già registrato parecchi video dedicati alla run di Leon, quindi come detto non è che non ascolto i consigli, è che a volte mi capita, ve l'avevo detto anche in video, di registrarli prima e quindi abbiate pazienza. Abbiamo iniziato tra l'altro la run con Claire, mi raccomando andatela a recuperare. Di conseguenza ci sono state anche un pochino meno live questa settimana, meno live su Twitch. Recupereremo questa settimana, probabilmente vi starò mettendo qui il calendario dei giorni delle live che trovate anche nella home del mio canale Twitch. Approfitto anche per ringraziare, per invitarvi a seguirmi su Twitch nelle live. Le live, chi non le può seguire, poi le ritrovate anche sul secondo canale, ma approfitto anche in questa circostanza per ringraziare chi mi supporta su Twitch e chi mi sopporta anche su Twitch, oltre che per chi segue normalmente le live, anche per chi fa donazioni per supportare tutto il progetto, perché poi sia Twitch che YouTube, chi si sottoscrive, chi si abbona al canale. E tra l'altro approfitto anche per ringraziare un po' di spammino, così se avete Amazon Prime e volete supportarmi, supportare quello che faccio, vi potete abbonare gratuitamente al canale Twitch, perché una percentuale di quell'abbonamento va al creatore di contenuti. E se voi avete Amazon Prime, ce l'avete già compreso, quindi vi potete subare ad un canale ogni mese gratuitamente. Quindi, come sempre, è una cosa ben apprezzata. Altra cosa che recupereremo questa settimana, che non sono riuscito a fare in questa qui che si è appena conclusa, sono il mini setupino che vi avevo anticipato, vi avevo detto che sarebbe arrivato o questo fine settimana o inizio della prossima. Inizio della prossima, come potete ben immaginare, e sia qualche credo mini unboxing barra recensione di un qualcosa che sto provando da diverso tempo. Però sicuramente arriverà il mini setupino con diverse cose che unboxeremo, monteremo e proveremo insieme. Riguarda anche la sportiveggianza, quindi restate sintonizzati. Ma oltre ai classici impegni, la settimana è stata anche
funestata da problemi tecnico-tattici. Allora, io in queste quattro chiacchiere domenicali mi piacerebbe inserire anche cose così che ci rientrano molto relativamente, però come detto sono quattro chiacchiere, quindi che ce frega. Chi mi segue su Twitch già lo sa, però la mia disavventura con il cantiere che sta lavorando a fianco a dove abito io prosegue alla grandissima, perché già chi sa mi segue sa che ci avevano già sfondato una parete per ben due volte, la stessa parete, qualche tempo fa. Qualche altro mesetto fa ci avevano allagato casa e quindi eravamo stati praticamente a dormire per 3 mesi su un materasso in cucina, e ben tornato da Milano questa settimana. Nuove e fantastiche avventure e scoperte, perché ci hanno risfondato di nuovo i muri. Questa volta però hanno fatto una cosa da pro, perché non è che tu fai un buco, lo sfondi e dici ops, ho sbagliato. No, questa volta i buchi erano 3. Perché io non so se onestamente ci sia una gara, se ci sia un campionato di muratori che sfondano le pareti dei vicini, però credo che stiano partecipando, e secondo me sono anche abbastanza avvantaggiati rispetto alla concorrenza, perché ci sono un paio di muri che il primo sul quale avevano fatto quei due buchi ne hanno fatto un altro, perché evidentemente, come si dice, non c'è due senza tre, che fa? Lo sfondi due volte, non lo sfondi la terza. Quindi probabilmente diciamo che non hanno capito bene le misure, non gli è bastata la prima, non gli è bastata la seconda, la terza spero che sia quella buona. A parte quella, c'è stata un'altra parete, che è questa che è qui di lato, tra l'altro, che è stata bucata. Questi tre buchi sono stati fatti nello stesso, ma non sono buchi, mo ve dico, non è che sono buchi di trapano, quello che usate voi per mettere i chiodi, no, sono quei trapani che hanno delle punte di tipo un metro e mezzo, che servono per consolidare gli edifici. Consolidare gli edifici sulla carta, allora sulle istruzioni c'è scritto questo serve eventualmente per fare buchi che poi servono per consolidare gli edifici. Probabilmente o non gli hanno dato il volantino delle istruzioni, o probabilmente lo stanno utilizzando in un modo abbastanza alternativo, perché come detto, quindi sono cioè fanno dei buchi, no, i buchetti del trapano, fanno buchi di un metro grandi, dai 5 ai più centimetri di diametro. Bene, e quindi tornando a quest'altro muro, è stato fatto prima un buco e sfondato, entrati in casa, e quindi evidentemente ci hanno provato gusto e ne hanno fatto un altro poco più sopra, come a dire vabbè, qua abbiamo sfondato, che fa, non ci proviamo sopra, facciamo la doppietta. E quindi niente, queste disavventure, mi raccomando ragazzi, voi nei commenti fatemi sapere, avete avuto anche, ditemi, io ho sfigato o avete avuto anche voi delle disavventure del genere? Perché adesso siamo praticamente a 5 muri sfondati con il trapano e un allagamento nell'arco di un annetto probabilmente. Secondo me c'è qualcosa che non quadra. E comunque, a parte questa parentesi, ditemi anche, come detto, a parte le vostre disavventure, se vi può far piacere parlare anche un po' di stronzate così a caso durante queste quattro chiacchiere domenicali. Ma oggi questo è il primo chiacchiere domenicali di febbraio 2019, quindi avevo pensato di fare una cosa: ci diamo una letta ad alcuni dei giochi che usciranno questo mese. Io visto che molti me lo chiedete, facciamo così: il primo 4 chiacchiere settimanali, domenicali, come cazzo si chiama, di ogni mese, ci vediamo a grandi linee i maggior titoli in uscita nel mese. Io vi dico sì, lo porto, no, non lo porto, che dite? Io lo faccio, poi vediamo. Non li dirò tutti, nel senso, questi non sono gli unici titoli che andrò a fare, ci saranno anche altri titoli, però magari sono quelli che più mi chiedete. Quindi il 15 uscirà sia Far Cry New Dawn sia Metro Exodus, faremo entrambi. Anzi, per Metro, se volete, vi potete recuperare le live che stiamo facendo di Metro, e anzi questa sera faremo probabilmente l'ultima live del primo gioco, lo andremo terminare, in modo tale da arrivare a Metro Exodus ben carichi, e che ci abbiamo già le serie alle nostre spalle. Quindi sia Far Cry che Metro Exodus arriveranno. Il 22 poi uscirà Anthem, abbiamo provato l'anteprima con la demo in settimana scorsa, questa settimana non mi ricordo quando, ma vedremo anche Anthem, non so se sul canale o su Twitch, ci guarderemo, ma lo faremo. Il 26 uscirà Trial Rising e Dirt Rally 2.0, e questi due li andremo a vedere. Ora, come detto, ci saranno magari altre uscite che vedremo. E ora, signori, passiamo a quelle che sono state le domande. Premessa generale: molti di voi, una marea di voi, mi hanno fatto le stesse domande a cui ho risposto settimana scorsa,
Quindi naturalmente non risponderò alle stesse domande, magari andate a recuperare l'episodio di settimana scorsa, quello precedente, però come detto ci sono state tantissime domande identiche, quindi già risposto, così come non risponderò a domande che magari già trovate tutto sul canale, cioè magari chi mi chiede se hai fatto questa serie, se vai sul canale cerchi e c'è o non c'è, dipende. E parto subito rispondendo a Smallcast che mi chiede: Ale, hai preferito Bloodborne o Dark Souls 3? Allora, c'è da dire che entrambi li ho apprezzati. Dark Souls però andrei quasi a fare quello che è un filo conduttore dal primo al terzo. È difficile prendere un capitolo a sé stante e paragonarlo con un altro Bloodborne che, tra virgolette, è a sé stante rispetto ai vari Dark Souls. Quindi tra i due devo dire che forse, compresa tutta la serie dei Dark Souls, ho preferito Dark Souls. Però Bloodborne mi è stato di grandissimo aiuto perché mi ha insegnato, tra virgolette, a giocare a Dark Souls, perché il fatto di non avere lo scudo mi ha spinto ad usare molto la schivata e, per quanto mi riguarda, la schivata è lo stile che preferisco. Infatti avete visto una bella differenza tra le build che ho fatto prima di Bloodborne in Dark Souls, che erano il piromante e Arturo, che mi dico Arturo, e invece Ciro, che era molto più agile e sportiveggiante. Questa cosa mi ha aiutato veramente veramente tanto, così come è stato per la remastered, diciamo, del primo Dark Souls che abbiamo giocato recentemente. Quindi Bloodborne, forse tra virgolette mi è piaciuto un po' meno, bellissimo anche Bloodborne, però mi ha insegnato a giocare meglio i Dark Souls. Ines poi mi chiede: cosa ne pensi del VR? Lo utilizzerai? Poi saluti, grazie mille per i saluti. Per quanto riguarda il VR, diciamo che io l'ho provato in un paio di occasioni. In una presentazione ho provato il PlayStation VR di Sony e in un'altra ho provato l'Oculus con assetto corsa. Allora, diciamo che il PlayStation VR, quando lo provai, era prima dell'uscita, quindi c'erano un po' di demo e mi era piaciuta l'idea dell'utilizzo del VR. La realtà virtuale secondo me è il passo successivo che magari i videogiochi, e non solo i videogiochi, possono e potrebbero fare, anche se adesso sembra quasi essersi un po' raffreddata questa pista, però spero che invece la ribattano e possano continuare su questa strada. Quando l'ho provato invece con assetto corso ho avuto un po' di problemi, come si dice, il motion sickness, sensazione di nausea, data soprattutto dal fatto che si trattava un simulatore di guida. Con un Oculus magari ti dà quelle sensazioni che tu vivi già nella realtà, nel senso, sei abituato a guidare un'auto, quindi quando arrivi ad una frenata ti aspetti che i tuoi organi interni si muovano, così come il corpo, verso avanti, così quando giri a destra o a sinistra c'è la forza G che ti spinge da un lato o dall'altro, e quindi quello non, il cervello si aspetta questa cosa. Se non c'è questo risultato, ti può far provare un po' di nausea. A me è accaduto così, però era anche la primissima volta che provavo il visore. È una tecnologia, come detto, che mi piace. Non ho mai azzardato l'acquisto. Perché? Perché un visore che acquisterei probabilmente sarebbe appunto magari l'HTC Vive, che a livello tecnico forse è quello un po' più avanzato, però costa tantissimo e quindi non mi sembra il caso, anche perché a livello di contenuti magari c'è qualcosa di interessante, ma non tanto che ne valga l'acquisto. Quindi spero che magari facciano più contenuti, spero che i prezzi si abbassino, ma spero soprattutto che più avanti possa essere abbordabile a tutti, sperando che non vada nel dimenticatoio, speriamo di no. Però è una tecnologia che io ci punterei, poi vediamo se ci puntano gli altri. Mark poi mi chiede: miglior gioco 2018? In realtà non solo Mark, ma tanti altri, e altri magari mi chiedevano più tra God of War, c'è stato il grande dibattito tra God of War e Red Dead Redemption 2. Diciamo, ragazzi, che il fatto di dare una valutazione, molti si soffermano su quel gioco è stato dichiarato il miglior gioco dell'anno. Se una persona ha un'opinione diversa, è giustificabilissima la cosa. Non significa che se quel gioco ha ottenuto un determinato premio o non l'ha ottenuto, magari lo merita o dall'altro lato non lo merita. Per me magari il miglior gioco può essere un gioco di ping pong, per qualcun altro può essere una tipologia completamente diversa, quindi è una cosa molto soggettiva. Io, diciamo, che sto aspettando di terminare
completamente Red Dead Redemption 2, però al momento già forse tra questi due, tra God of War e Red Dead Redemption, metterei Red Dead Redemption per le emozioni che riesce a creare. Per quanto God of War sia stato un grandissimo gioco, ma God of War è un gioco eccellente, spettacolare, solo secondo me ed esclusivamente se avete giocato almeno i primi tre, quelli della saga principale. Perché vedete, la storia di Kratos è quello, voi è come una serie TV, vedete il personaggio di Kratos in divenire, quindi quella magari è la ciliegina sulla torta della serie di God of War. Red Dead Redemption è a sé stante e riesce ad essere a dir poco spettacolare. Quindi non lo so, io parlando anche con amici, con altre persone, ho pensato che magari quello di God of War potrebbe anche essere un premio tra virgolette alla carriera, così come vi ho detto anche in live, perché apprezzi tanto l'ultimo God of War se conosci Kratos, la persona, il personaggio di Kratos. E però allo stesso tempo Red Dead Redemption, signori, alzo le mani e per me è a dir poco spettacolare. Non l'ho ancora finito, ma se già adesso questa è una buona, buonissima opinione, ma poi, come detto, è un'opinione, quindi ricordatevi bene questo, non vi scannate, pure tra di voi, tra gli amici, sotto i commenti, non vi scannate, ognuno ha i propri gusti, magari a uno gli può piacere più la dama che Red Dead Redemption. Ognuno ha i propri gusti, quindi l'importante è farlo nel rispetto degli altri. Io lo ricordo sempre anche in questi video. Passiamo alla prossima. La prossima domanda me la fa Andrea. Nel corso del tempo, con la loro crescita, è cambiato il tuo rapporto con gli iscritti? E se sì, in che modo? Allora, diciamo che il rapporto con gli iscritti è cambiato un pochino, ma non da parte mia, nel senso... il rapporto che io ho con voi iscritti per me rimane sempre quello. Siamo tutti un gruppo di amici che giochiamo insieme in compagnia, per quanto sia io che faccio video e voi magari che commentate sotto i video, seguite le live, però per quanto mi riguarda è rimasto identico. Quello che è un po' cambiato è onestamente un po' il tempo a disposizione, nel senso, aumentando gli iscritti, il problema tra virgolette che poi fa assolutamente piacere sono anche i contatti che ricevi quotidianamente. Quindi magari all'inizio, che ne so, 100 iscritti, avevi una decina di commenti sotto un video che postavi al giorno. Adesso i commenti sono tantissimi, ma non solo quelli, perché voi magari vedete solo i commenti sotto il video, sotto gli episodi, ma poi ce ne sono tantissimi sulla pagina Facebook, ce ne sono tantissimi su Instagram, ce ne sono tantissimi privati su sulla pagina Facebook, email, eccetera. Quindi il rapporto che un pochino è cambiato e che mi dispiace è il fatto che io non riesca tantissimo a replicare a tanti di voi. Ed anche per questo mi ha fatto piacere reintrodurre il... adesso le chiamiamo quattro chiacchiere domenicali, però prima c'era il chiedi a quel tale Ale, chi se lo ricorda, anni e anni fa facevamo domande e risposte comunque. E quindi questa cosa mi piace più, mi è piaciuto, diciamo, reinserire questo rapporto un po' più di vicinanza anche con questi vlog, perché come detto sentivo, mi dispiaceva non riuscire a rispondere molto spesso, ma come detto non lo faccio con cattiveria, non lo faccio, è che è veramente difficile ragazzi fare tutto, come detto le registrazioni portano via tanto tempo, ma esiste anche la vita al di fuori, come vi ho detto, vi ho raccontato quello che è successo per dirvi questa settimana, ma ogni settimana succede qualcosa, ogni settimana c'è qualcosa da fare, ogni giorno c'è tanto da fare, quindi un po' la mia... tra virgolette può apparire scarsa partecipazione, non è dato effettivamente dalla scarsa partecipazione, perché molto spesso io, cioè i commenti li leggo sempre tutti, molto spesso li leggo magari quando sono a fare qualcosa tramite smartphone, e io gli smartphone ragazzi non rispondo da smartphone perché non riesco ad utilizzarli, cioè io ho un tasto, premo quattro lettere, quindi controllo spesso i messaggi e tutto su smartphone, spesso magari leggo anche un commento, infatti qualcuno mi dice hai letto il commento, non mi hai risposto, perché l'ho letto su smartphone, ho detto poi gli rispondo quando vado a casa perché non riesco a rispondere, che vedevo di me si incarta tutto, si impalla pure il cellulare, e quindi è un po' problematica da questo punto di vista. Però la mia idea è sempre questa, è sempre quella di una grande famiglia di amici che gioca in compagnia. Su Twitch lo riusciamo a fare alla grande, come detto, perché è tutto in live. Rispondere in differita, rispondere a tutti quanti, purtroppo ragazzi non riesco, con tutta la buona volontà, non gliela fo, ma vi lancio un abbraccio a tutti quanti e ci facciamo queste quattro chiacchiere pian piano, cercheremo di spippolare un po' tutto quello che possiamo spippolare, curiosità, domande,
minchiate. Tutto. Comunque, arrivati a questo punto, ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui. Vi aspetto, come detto, questa sera in live su Twitch alle 21 con probabilmente quella che sarà l'ultima live di Metro 2033 e poi partiamo con Metro Last Light in attesa di Metro Exodus, oltre alle altre serie, cose. Ditemi allora tutto quello che vi dicevo delle anche di muratori, se sono l'unico che sta partecipando a questo campionato dei vicini più sfigati dell'universo o se c'è qualcun altro. E va bene, ragazzuoli, noi ci vediamo alla prossima settimana, ma naturalmente seguitemi, come detto, sul canale. Come detto, in settimana tante cose interessanti, non perdetevi anche l'anteprima di Dirt Rally 2.0, ragazzi, perché, come detto, il vostro supporto è importante. Io riesco e posso partecipare a queste anteprime anche e soprattutto grazie a voi, quindi mi raccomando, supportate quei video, almeno magari ci invitano, ci chiamano per vedere anche altre cose e poi io vi posso portare i contenuti. Dai ragazzi, ci vediamo alla prossima. Buona domenica.